Ladies and gentlemen, Enrico Vanzina! Enrico, mi senti? Yes, I do. Allora, Enrico, tu sei cintura nera di interviste, ne fate più te dei Fidel Castro. E ti volevo chiedere una cosa. Io ti dirò delle cose di una banalità inaudita, però da te, da grande signore che sei, tu alle mie banalità fai un sorriso borghese, de cortesia. Tu hai descritto gli aspetti più ridicoli della società italiana. Ti volevo chiedere quali sono gli aspetti della società italiana di oggi che meriterebbero un film. Oh, non puoi rispondere, Michela Giro, te lo dico perché poi è troppo semplice, eh? No. Allora, se tu avessi avuto 30 anni oggi, saresti stato sempre sui social? Ma no. No, assolutamente no, perché ho detto una cosa terribile, assolutamente no, una cosa che mi fa schifo. No. Io voglio sapere chi sono gli attori e le attrici che ti hanno detto grazie Enrico, tu mi hai cambiato la vita. Ah, guarda, molto pochi, generalmente sono pochi che hanno detto queste cose qua. Allora, lo ha detto sempre, devo dire, Christian De Sica me l'ha detto sempre. Lo sai che io ogni tanto mi alleno a fare lo sguardo di Marina Suma, di Sapore di Mare? Aspetta. E quando rialza lo sguardo alla fine, sì, okay, vai. Ok, dentro di te non muore più. Aspetta, mi faccio il sottofondo. Mamma mia, mi vengono i brividi. Mi vengono i brividi, sento Cocciante. Sento l'intensità dello sguardo. Mi fa ribrezzo la parola cinepanettone. È una cosa che mi fa schifo. Chi l'ha questo detto? L'ho detta io, però. L'hai detto a te! L'ho detta io, questo.